ce colloque qui s'annonce très riche sur Léonard de Vinci à l'occasion du 5e centenaire de sa mort. Bien sûr, il y aura, je pense, cette année des milliers de manifestations en France et dans le monde sur Léonard, précédées aussi par toute la question de l'imago mundi qui en ce jour apparemment a disparu de la scène mondiale. Mais à part ça, j'ai tout de suite adhéré avec grand enthousiasme quand Anna Sconza m'a proposé de faire une journée de ce séminaire ici à la Maison d'Italie, car la cité universitaire est avant tout une cité universitaire, et donc un colloque universitaire me semblait la chose meilleure pour honorer Léonard de Vinci. Je vois que le programme est très riche et que les deux journées sont centrées surtout sur l'art, sur l'aspect de des sources et puis de la réception de Léonard, parce qu'en effet, c'est vrai qu'avant Léonard, même s'il a été un génie, il y avait quand même des traces de sources sur l'utilisation de certains moyens visuels, et donc je pense que c'est ça l'argument sur lequel vous allez analyser ces deux jours de colloque et de débat. Donc bienvenue à tout le monde, bon séminaire, bon séjour à Paris pour qui vient de l'étranger, de l'Italie surtout. Et je passe la parole alors à Monsieur Michele Canonica, président de la section parisienne de Paris du comité de la Dante Alighieri, qui lui aussi est co-organisateur avec le jury du colloque, et par la suite Monsieur Matteo Residori du jury, responsable du jury, aura la parole lui-même. Oui, la Dante de Paris, le comité de Paris de la Società Dante Alighieri a accepté avec le plus grand plaisir de participer à cette manifestation en l'honneur de Léonard de Vinci, personnalité d'envergure mondiale, mais concernée au cours de sa vie surtout par l'histoire culturelle de l'Italie, bien entendu, mais aussi de la France. Il faut dire que Léonard de Vinci est une personnalité ayant disposé d'une palette de talents extrêmement vaste, et donc la Dante s'inspire volontiers d'une personnalité de ce type, du moment que la Dante elle-même s'occupe de différents secteurs de la culture. Au moment de sa fondation, elle avait une vocation essentiellement littéraire, mais au fil des années, elle a commencé à s'occuper de cinéma, de théâtre, d'art plastique, et aussi de certaines formes de culture qui n'appartiennent pas à la culture docte traditionnelle, mais qui sont tout aussi vivantes et même particulièrement vivantes à cette époque. Je sais pas, la mode, le design, la gastronomie. Nous avons tenu justement dans cette salle il y a quelques jours un colloque sur l'enseignement de la langue italienne aux étrangers. Alors, l'italien est une langue bien entendu minoritaire, mais qui est de plus en plus étudiée par des étrangers qui s'occupent de tous les différents secteurs que je viens d'évoquer. C'est une langue qui a conquis, d'après certaines estimations, la quatrième place de langue la plus étudiée en tant que langue étrangère, après l'anglais, bien sûr, qui est de loin la langue la plus étudiée, après l'espagnol, après le chinois mandarin. Apparemment, le français est très en recul, ce qui est étonnant pour une personne de ma génération,
qui a étudié le français déjà à l'école, au lycée, donc à une époque où le français était considéré en Italie comme le premier passeport de communication internationale. Là, je vous parle d'il y a quelques décennies, pas d'il y a trois siècles. Encore, pour ma génération, le français était, pour les Italiens, la langue étrangère numéro un. Et maintenant, il a perdu beaucoup de position en Italie comme dans l'ensemble du monde. Demeure le fait que Léonard doit beaucoup à la France, Leonardo da Vinci, qui avait eu des problèmes assez compliqués avec l'Italie et notamment avec Florence et avec Milan, a conclu ses activités en France et comme vous le savez, il est mort à Amboise. Les travaux de ces deux journées seront filmés pour être, ou disons plutôt une partie, il y aura des extraits de ces travaux qui seront filmés et proposés aux visiteurs du site L'Italie en direct, un site web très très visité par ceux qui s'intéressent à la présence italienne à Paris et en France, à cette présence non seulement culturelle bien sûr, mais qui touche à des secteurs très très différents. Donc je pense qu'on peut démarrer ces deux journées consacrées au grand talent de Leonardo da Vinci. Matteo Residori, directeur du CIRRI. Prego. Vous allez m'écouter très brièvement parce que je me bornerai pour ma part à vous souhaiter la bienvenue et à dire tout le bonheur que j'ai à voir le début de cette rencontre franco-italienne qui est sans doute la meilleure formule qui soit pour célébrer l'anniversaire d'un grand franco-italien, si on peut dire ça, comme Léonard de Vinci. Et alors, franco-italien qui est peut-être resté italien jusqu'au bout dans sa langue. C'est peut-être l'une des choses que ces journées d'études nous permettront d'étudier. Je voulais aussi, et très brièvement, remercier les deux organisatrices de cette manifestation, Margherita Quaglino et Anna Scorza, et tout particulièrement Anna, qui, pour le CIRRI, donc, a eu l'idée de cette manifestation. L'a portée dans tous ses aspects organisationnels et à laquelle je suis heureux de donner la parole maintenant avec Margherita Quaglino pour quelques mots d'introduction. Merci. Merci Matteo, nous sommes très très heureuses de vous donner la bienvenue à ce colloque qui a une longue histoire. Nous nous sommes connus, Anna Sponsa et moi, à Vinci en 2011, à l'école estive organisée par Romano Nanni, qui était le directeur de la bibliothèque de Vinci, et grâce auquel j'ai pu commencer à étudier Leonardo. Et après quelques ans, nous nous sommes revus à Rome dans une fraschetta qui è come un bistrot dove on peut boire, bavarder. E allora, en buvant, en bavardant, je disais à Anna: mais je voudrais étudier la langue de la peinture, mais je ne connais pas la peinture, l'histoire de l'art. E lei mi disait: je voudrais étudier la langue de la peinture, mais je ne sais pas la lexicographie, l'étude des mots. Et voilà l'idée de ce colloque pour mettre ensemble les connaissances et les compétences de divers étudiants, de diverses disciplines, et dialoguer et construire ensemble et collaborer pour
Merci beaucoup et je quitte la parole à... En effet, voilà, Marguerite a déjà évoqué l'occasion de notre rencontre. C'était donc l'université d'été organisée par la bibliothèque Leonardiana di Vinci, qui est devenue, grâce, sous la direction de Romano Nanni, qui nous a malheureusement quittés trop tôt en 2014, un véritable centre international d'études et recherches sur Léonard de Vinci. Romano avait la curiosité et aussi l'honnêteté intellectuelle de croire que pour étudier Léonard, il faut être à plusieurs, il faut entrer en dialogue entre disciplines différentes. Il faut que les spécialistes de l'histoire des sciences, de l'architecture, de l'ingénierie, les linguistes, les historiens de l'art, les littéraires, puissent se confronter pour essayer de comprendre, éditer, faire revivre ces textes qui sont d'une difficulté particulière. Donc voilà, ça date de 2011, cette rencontre, et les retrouvailles sont plus récentes, donc l'année dernière à Rome, effectivement, et j'espère que par ces journées d'études et les colloques qui suivront à Turin, nous serons véritablement les héritiers de ce legs de Romano Nanni, qui a voulu mettre un dialogue disciplines différentes. Il me semble que par l'enthousiasme de réponse qu'on a eu dès le début, quand on a lancé cette initiative, il y avait une attente en ce sens. Et nous sommes heureuses de voir que vous avez participé de manière enthousiaste et que vous êtes nombreux aujourd'hui et demain, j'espère aussi. Voilà, plus personnellement, je voulais aussi ajouter que j'ai eu l'occasion de, par les cours d'agrégation sur Léonard écrivain, d'aborder, d'approfondir l'étude des écrits de Léonard et ses sources, au-delà de la réception en France, qui était mon point de départ. Voilà, j'espère que ces journées, du coup, seront fructueuses et plaisantes dans cet échange. Merci à tous les collègues et tous les amis qui sont présents. J'ai perdu ma voix ce matin. J'avais envie de faire une grande introduction sur Léonard de Vinci, 2 heures. Non, c'est pas le cas. Mais je suis honoré d'introduire ces journées d'études sur Léonard de Vinci et les mots de la peinture en Europe sur ses réceptions qui, je dois avouer, dans le cadre des initiatives pour la célébration du 5e centenaire de la mort de Léonard de Vinci, qu'il y en a beaucoup, il y en a trop dans le monde, en Italie, en France, partout. Et mais aussi dans l'histoire récente des études sur Léonard de Vinci, il faut avouer que ces journées occupent une place très distinguée et très originale aussi, et sur un côté pas bien connu par le grand public. Non? Et alors, je dois vraiment remercier Margherita Paglino et Anna Sons, pas seulement pour l'organisation parfaite de ces journées, mais aussi pour l'idée qui est partie pour étudier les mots, la langue de Léonard, qui c'est déjà depuis des années un côté d'étude qui a été finalement exploité, la langue de Léonard, ses mots, son vocabulaire, dans les derniers 20 ans, grâce aux recherches promotées par l'Accademia della Crusca en Italie, en partenariat avec la Bibliothèque Leonardiana da Vinci, on a rappelé le nom de Romano Nanni. Et depuis, il est reprise par plusieurs chercheurs, des recherches qui ont déjà abouti
la pubblicazione des précieux volumes du glossario léonardien. Je rappelle les volumes déjà parus dans les domaines de la mécanique par Paola Magni et Marco Biff, de l'optique et de la perspective Margherita Guaglino, de l'anatomie Rosa Piro, mais aussi des rigoureux travaux philologiques sur les manuscrits, comme celui sur le manuscrit tribuziano accompli par Barbara Fanini. Grâce à tous ces travaux, il a la possibilité de consulter en ligne les manuscrits de Léonard qui avaient été rendus possibles par la base de données ILEO de la bibliothèque léonardienne développée par Romano Nanni. Nous pouvons aujourd'hui surfer aisément l'immense labyrinthe de la textualité de la langue de Léonard. Ils sont devenus des manuscrits plus accessibles à tous et surtout plus lisibles. Bien sûr, dans l'avenir, on pourra faire encore mieux. Et je rappelle ici le projet sur les Codex Atlanticus dirigé par Paolo Galluzzi pour le Museo Galileo de Florence. On pourra consulter les manuscrits en recordant immédiatement les idées et les images et en suivant le mouvement de la pensée et de la recherche de Léonard de Vinci. Ce qu'apparaît à Paul Valéry, un ensemble hallucinant d'étincelles arrachées par les coupes les plus diverses à quelques fantastiques fabrications, commence désormais à révéler ses cartographies internes, ses routes et ses points d'orientation. L'écrivain italien Italo Calvino avait bien compris que la relation de Léonard de Vinci avec la langue, les paroles et les textes était une relation conflictuelle, difficile, une bataille avec une langue ispida et nodosa. Mais au même temps, il était caractérisé par un effort extraordinaire à utiliser la parole de façon absolument exacte, précise. La langue est un instrument de connaissance pour Léonard, de scienza. Ce n'est pas par hasard que les pages dédiées par Calvino à Léonard se trouvent dans les lezioni américaine à la fin de la leçon consacrée à l'exactitude. En plus, c'est toujours une langue en mouvement, comme son œuvre. Et ça, c'est sa grande modernité, projetée dans ses chefs-d'œuvre inachevés comme des œuvres ouvertes, des laboratoires dans lesquels le maître continuait à travailler pendant des ans. Bien, ces journées d'études si innovatives, si originales, pourront aider à mieux orienter la recherche sur les sources de l'œuvre de Léonard de Vinci, sur l'analyse de son style littéraire et la fortune de ses écrits. L'étude du lexique de l'aventure va ouvrir des pistes nouvelles sur les outils du travail de Léonard de Vinci dans son atelier, où se rencontrent et fusionnent écriture, technique, expérience et création figurative. Un lien profond entre les paroles et la matière. Merci. Je vais commencer avec Madame Angela Gerasuolo pour cette première session Léonard de la peinture, mots, matériaux et techniques. Madame Angela Gerasuolo, qui est restauratrice, conservatrice au Museo e Real Bosco di Capodimonte, Naples, qui va nous parler su alcuni termini di Leonardo per materiali e procedimenti della pittura, per una storia del lessico tecnico. Grazie, ringrazio Carlo Vecce per questa presentazione sempre appassionata nonostante la difficoltà di una voce che non vuole venire, non vuole essere presente oggi assieme al suo entusiasmo. E ringrazio Anna Sconza e Margherita Guaglino per l'invito, ma soprattutto per questo progetto così bello, che per me è un'occasione molto, molto importante, perché mi scuso perché la mia è un'incursione in un campo, quello del lessico, che non è il mio campo, io sono restauratrice, e però appunto proprio per questo per me il lessico è stata una sfida nel lavoro che ho dovuto intraprendere per studiare la tecnica della pittura. Ora, la tecnica della pittura si avvale oggi di la possibilità di costruire procedimenti tecnici della pittura, si avvale di strumenti scientifici sempre più raffinati
e questi sicuramente sono un grandissimo ausilio per conoscere i materiali della pittura, ma la sfida rimane quella di conoscere i procedimenti, di capire come questi materiali vengono utilizzati, qual è la maniera in cui gli artisti li mettevano in opera e quali erano soprattutto le loro finalità. Io ho realizzato per questo uno studio sulla letteratura artistica del Cinquecento che si è confrontata appunto con Vasari, naturalmente, inevitabilmente era il punto di partenza per tante stanze, per il fondatore della storia dell'arte, e nelle due edizioni, sia nell'introduzione alle arti, sia in quello che è il contesto delle vite stesse. Le altre opere sono I doveri precetti della pittura di Giovan Battista Armenini, che è un artista non particolarmente dotato in quanto tale, ma che ha regalato un'opera estremamente importante per chi vuole riconoscere e studiare i procedimenti della pittura, perché con un grande intento didattico, con un grande entusiasmo per voler formare i giovani su quelle che erano delle pratiche, che ormai delle corrette pratiche che lui riteneva si stessero abbandonando, ha spiegato dettagliatamente tanti passaggi delle tecniche, dei procedimenti tecnici che in qualche modo non troviamo in altri autori più dediti ad aspetti teorici, ad aspetti, diciamo, maggiormente qualificanti di quello che è il valore intellettuale della pittura. E quindi è un'opera molto 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 importante, che è un po' al centro di questa analisi, assieme appunto con Vasari e con Paolo Lomazzo, altro artista difficile come autore. Lomazzo diventa cieco, è un pittore che a un certo punto, un pittore colto, che molto ha dentro al mondo intellettuale e anche un po', come dire, alternativo direi del Milano della seconda parte del Cinquecento, che anche lui si cimenta con dei trattati in cui la parte dedicata alla tecnica non è molto ampia, ma è anche lì molto molto importante, anche perché Lomazzo testimonia l'eredità di Leonardo a Milano, che c'era anche attraverso, molto probabilmente, quasi sicuramente, Lomazzo aveva avuto accesso diretto alla biblioteca di Leonardo, all'eredità cartacea, all'eredità di manoscritti conservati da Francesco Merzi, e quindi è in qualche modo anche una testimonianza di prima mano di quella che era l'eredità ancora molto forte a Milano della presenza di Leonardo. E poi, quindi le due opere dell'arte, del trattato della pittura e l'idea del tempio della pittura. Stiamo parlando sempre di opere dell'ultimo quarto del Cinquecento. E poi Il riposo di Raffaello Borghini, altra opera utile, molto utile per riconoscere e ricostruire i procedimenti pittorici, perché lui mette assieme un dialogo, Il riposo di Raffaello Borghini, fra degli amatori d'arte, e Borghini mette assieme tutte le notizie, collaziona notizie varie sull'arte che possono essere interessanti per un appassionato d'arte, e fra queste anche la tecnica al suo spazio, e lì fa un'operazione stranissima, sta interessante. Borghini è praticamente un plagiario, ma molto intelligente, molto abile, lo fa con uno scopo di utilità, diciamo, per i suoi lettori, soltanto semplicemente non cita le sue fonti, insomma all'epoca non si usava tanto, però mette assieme in questa lunga digressione sulle tecniche che affida a uno scultore, al Sirigatto, mette assieme in una maniera incastra delle sintesi che trae da Il libro dell'arte di Cennino Cennini, che in pratica è la prima volta che viene data alle stampe e viene conosciuto e diffuso, senza essere però citato. Lo stesso vale per il Trattato di Leonardo. Il Trattato di Leonardo, che circolava ampiamente nella Firenze e non solo, fra gli artisti
appassionati d'arte da quasi subito, perlomeno dalla metà del Cinquecento, in queste redazioni abbreviate su cui si è studiato tanto negli ultimi anni, su cui Anna Sconza ha dato un contributo così importante, oltre naturalmente al professor Vecce. E dicevo, lo pubblica sempre incastrandolo assieme a Cennino Cennini, Vasari, e aggiungendoci poi qualche piccola considerazione di prima mano che probabilmente o derivava da altri testi o più probabilmente anche da le cose più moderne, diciamo, venivano direttamente da artisti che poteva aver consultato. Ora, io ho realizzato questo lavoro di smontaggio proprio per cercare di capire il meccanismo e rimetterlo assieme, ma questo è diciamo è secondario rispetto a quello che il discorso che vorrei fare oggi, che è un discorso complicato, è un discorso lessicale, quindi mi scuso per avventurarmi in un... sono molto onorata di essere accolta in questo convegno fra tante persone, fra tanti studiosi importanti di lessico. Io, ripeto, mi cemento da un po' da non addetta ai lavori, ma è quello che dicevano, che hanno detto tutti nell'introduzione stamattina, è inevitabile per studiare Leonardo mettere assieme tante competenze. Dirò di più, per me è un po' un'abitudine che ho da quando ero piccola, perché da molto presto ho cominciato a fare la restauratrice. I restauratori devono necessariamente, se vogliono crescere, occuparsi di tante discipline diverse, e quindi forse c'è un po' un punto di vista, diciamo, privilegiato in questo senso per affrontare anche il lessico di Leonardo. E dicevo che studiando questi autori del Cinquecento mi sono accorta che per ognuno di loro era importante, ricorreva come un eco la presenza di Leonardo. Leonardo che c'era sicuramente, non si sa, a quel punto per me è stato fondamentale avere la possibilità di accedere agli studi, allo studio meraviglioso fatto sul libro di pittura del professor Vecce e da Carlo Pedretti, su questo studio incrociato appunto di uno storico dell'arte e di uno storico della lingua, che hanno reso disponibile questo libro di pittura con una chiarezza fondamentale, e poi per tutti gli studi che sono stati fatti sulla diffusione del libro di pittura, perché io confesso che quando molti molti anni fa ho cominciato a studiare Armenini e a cercare di ricostruire i procedimenti della pittura, la mia curiosità era: ma c'è Leonardo, questi pensieri sono di Leonardo, ma Leonardo è stato pubblicato nel 1651, come lo conoscevano, come aveva circolato questa conoscenza? Ora ne sappiamo molto di più, chiaramente, e sicuramente la presenza di Leonardo in filigrana è fortissima in tutto quello che è lo sviluppo dell'arte nel Cinquecento e oltre. Tante, tante istanze che sono presenti nei suoi scritti, poi si capisce che hanno aperto il mondo, quasi si può dire, a tutta la pittura moderna, veramente, non soltanto nell'accezione in cui la usa Vasari quando parla di Leonardo nelle vite, ma proprio tante cose sono venute dopo. E torniamo adesso invece a limitarci ad alcune paroline, quindi all'aspetto strettamente lessicale, su cui, ripeto, mi scuso, però sono alcuni termini che ho ritenuto interessanti per poter chiarire o semplicemente mettere a parte voi di quelle che sono delle considerazioni che ho fatto sul lessico. Dunque, lucido, lucidare. Leonardo usa spesso questo termine, lucidare e lucido, termine che ha una... poiché si usa ancora molto nel linguaggio corrente, la carta lucida, la carta per copiare, sembra quasi un termine moderno, è antichissimo, e copiare per via di luce, ce lo dice Baldinucci nel vocabolario del 1651. Ed era appunto presente già in Cennino Cennini. È interessante comunque che questo termine e l'idea di copiare per via di luce, di copiare per trasparenza, sia molto presente in Leonardo, che lo propone sia di lucidare sia di preparare della carta lucida, come si capisce che fa parte della formazione del giovane. Copiare i disegni dei maestri, ma anche copiare direttamente la natura. Lui mette attraverso un vetro o attraverso
una carta lucida, il giovane di fronte allo spettacolo della natura che deve ricalcare, riprenderne i contorni e poi riportare su carta. Quindi, qui questo concetto di lucidare, ripeto, nella parola c'è il senso della trasparenza, che è tutt'altro rispetto al lustro, che è un altro discorso che non voglio fare qui. E questi sono i testi appunto in cui lui parla, in cui Leonardo parla di varie esperienze da fare con la carta lucida o con i vetri per verificare l'esattezza della propria capacità di riprendere la natura. Altro termine, imprimiera, imprimitura, termine questo strettamente tecnico. C'è questa pagina del Codice Atlantico di Leonardo in cui abbiamo una descrizione di come preparare un supporto ligneo. È una descrizione molto meno fantasiosa e strana di quanto si possa credere. In realtà c'è a un certo punto qui c'è la trascrizione. C'è a un certo punto probabilmente un refuso, perché lui, cioè la predisposizione della tavola è molto accurata, utilizza dei disinfettanti per evitare lo sviluppo di agenti xilofagi, di emogi, insomma, per far durare il legno, poi prescrive di stendere un'imprimitura e su questa per questa imprimitura usa la parola imprimiera. Imprimitura, imprimatura è un termine che poi ritroveremo. Al tempo stesso, una volta stesa una prima imprimitura, attraverso la battitura dello spolvero, che lui chiama spolverezzo, si riporta il disegno su questa superficie e si stende al di sopra del disegno un altro strato di imprimitura. E qui, dicevo, c'è un refuso, perché la ricetta parla di 30 parti di verde rame e una di verde rame e due di giallo. In realtà le 30 parti dovevano essere di bianca sicuramente, perché non ha senso. Questa è una correzione che è molto intelligente, che ha operato Jill Dunkerton nel rileggere questo passo, perché a questo punto diventa una ricetta normale e non strana. Il verde rame è un colore verde trasparente che crea un sacco di problemi, dopo ne tornerò a parlare. C'è, perché è un forte essiccativo, fra i materiali della preparazione, ma non in queste percentuali, non avrebbe senso. Imprimatura è una parola che viene usata da Vasari, nella introduzione alle arti, e Vasari lo accosta alla parola mestica. Parla di mestica o imprimatura, e accostandolo a questo termine mestica ha fatto sì che le due parole siano un po' diventate come un sinonimo. Nel linguaggio comune della tecnica artistica si dice la mestica, come se mestica significasse strato preparatorio. Ora forse non ho spiegato bene, l'imprimatura è un primo strato di colore a olio, stiamo parlando di pittura a olio, che viene steso per favorire poi l'adesione dei colori successivi. È un primo strato già leggermente colorato e poi si comincia a dipingere. Serve sia per graduare l'assorbimento dei colori, sia per predisporre cromaticamente l'esecuzione. Ora, questa imprimitura è costituita da un miscuglio di colori che si chiama mestica. Vasari parla quindi di mestica o imprimitura. Ma mestica è poi anche un'altra cosa, o meglio, ha un significato molto molto più lato, significa mescolanza. Mescolanza è il termine, lo troviamo sia in Vasari che in Armenini, in maniera molto più chiara per quanto riguarda la spiegazione di che cosa sono le mestiche, in particolare per un'operazione molto molto interessante. Cioè fare le mestiche. Quando Vasari comincia a spiegare come si dipinge, fa una descrizione non troppo chiara, per la verità. Lui ha un dono straordinario nella sintesi, ma non sempre una chiarezza assoluta, perché poi alla fin fine non interessa tanto di spiegare quali sono i procedimenti artistici. Parla semplicemente della necessità di rendere il chiaro scuro
con varie parti, vari campi che si sfumano poi fra di loro. Però parla a questo proposito di fare le mestiche. Ora, fare le mestiche era una pratica vecchia, antica. Cennino non usa la parola mestica, ma parla di gradi. Si trattava di predisporre tanti vasetti con le varie gradazioni di colori che potevano servire per dipingere. Questo era indispensabile nell'affresco, perché serviva per avere tutto pronto a portata di mano, e si faceva appunto in tanti vasetti, mettendo il colore puro in un vasetto e poi aggiungendo parti crescenti di bianco per i chiari, di nero per gli scuri. Questa stessa pratica era utilizzata anche nella pittura a olio. Qua vediamo la descrizione di Armenini, di come si fanno le mestiche. Vediamo questi vasettini, sono delle miniature ovviamente più antiche. E nella pittura a olio, dicevo, invece si usava, si comincia a usare, perché è una pasta, non è più un liquido, il colore macinato nell'olio, si usano delle tavolette, ma tante tavolette, cioè si facevano comunque tutte queste gradazioni di colore, questo si capisce da diversi luoghi delle vite di Vasari, in tutte queste sfumature che poi andavano semplicemente a riempire il disegno, che era già predisposto con tutte le gradazioni di colore. E a questo punto però le tavolette potevano a volte, e poi diventerà la tavolozza, venire sostituite da un'unica tavolella, di cui Vasari parla nella vita di Andrea del Sarto come un sistema da pratico maestro, che Andrea del Sarto per non farsi ingannare, anzi, da Baccio Mandinelli, per non scoprire qual è il segreto di come si preparano le mestiche, ingarbuglia i colori rapidamente su un'unica tavolozza, su un'unica tavolella, e quindi beffa Baccio Mandinelli. E da questa scena si capisce che la pratica era ancora quella che Vasari descrive molto dettagliatamente per Lorenzo da Credi, guarda caso, Bottega del Verrocchio, compagno di Bottega di Leonardo, di tante gradazioni. Andiamo ora a vedere anche cosa ci dice. Scusate, io le immagini le faccio andare avanti un po' senza troppo leggerle, perché, ripeto, è molto piccola. Ecco qui, Leonardo non usa la parola mestica, per questo significato usa mistioni. È molto interessato alle mestiche, a quelle che gli altri chiameranno mestiche, insomma alle mistioni, all'effetto che i colori hanno mescolati assieme, dà alcune ricette specifiche su come aumentare, come mescolare il verde rame con aloe per renderlo più bello, o l'azzurro col giallo perché così diventa più bello, ma intraprende anche un lavoro molto complesso di studiare tutte le mistioni di un colore con l'altro, la qual mistione si estende verso l'infinito. Lui non si spaventa tanto di questa sfida di enumerare tutte le mistioni, e anzi si propone a un certo punto di inserirla in una futura trattazione. Dice: qui mi manca carta, ma poi farò questa trattazione con un lungo processo. Naturalmente non ci è arrivato questa lunga trattazione, però è interessante. È ancora più interessante vedere che, oltre alle mestiche fisiche, alle miscuglie, ai misti di un colore con l'altro, mescolati appunto, dobbiamo immaginare ancora nei vasetti o sulle tavolette, Leonardo studia gli effetti ottici di trasparenza dei colori fra di loro, li comincia a studiare con i vetri. Quindi non più il miscuglio chimico di due colori fra di loro, ma l'effetto di trasparenza attraverso il vetro, di come la natura cambia, come i colori fra di loro interagiscono e quali colori si creano attraverso la trasparenza. E questa trattazione, che qui vediamo, dei colori che risultano dalla mistione di altri colori, che si chiamano spezie seconda, ancora parliamo di mestiche. E poi, a un certo punto, per provare questi misti e queste mistioni, ecco qui, fa la sua comparsa anche la parola velazione, cioè velo, e fa questa comparsa proprio
a proposito delle sperimentazioni con i vetri colorati, e quando un colore trasparente sopra un altro colore è variato da lui, si compone un colore misto diverso da ciascuno dei semplici che lo compongono. Quindi uno studio naturalmente sempre estremamente acuto e profondo, fatto su quelli che sono gli effetti della trasparenza. Effetti della trasparenza che poi sono tutt'uno con lo studio degli effetti dell'aria, del velo che è costituito dalla presenza dell'aria nell'atmosfera, quella che si chiamerà poi quella che si chiama la prospettiva aerea, che deriva dall'osservazione della natura e di come le cose lontane sono velate dall'acqua, dall'umidità dell'atmosfera che con la sua bianchezza tinge le ombre e le vela della sua bianchezza, appunto. E poi invece, come termine strettamente tecnico, la parola velare viene fuori una ricetta, diciamo, uno dei pochi precetti molto descrittivi di un procedimento, che è quello del modo di colorire in tela, su cui non mi soffermo qui, ma insomma è molto interessante. Però in questo passo lui usa la parola velare proprio nel senso strettamente tecnico di stendere sottilmente uno strato di colore trasparente su un altro colore opaco. Quindi velare con la lacca gommata sopra, la lacca senza gomma, per aumentarne la brillantezza e la profondità. Velare, velazione, per fare verde bello, anche qui è un termine tecnico, si vela col verde sopra ogni cosa. Ora, sapete, il verde rame è una delle spine nel fianco dei restauratori dei problemi di conservazione dei dipinti di tutto, almeno sicuramente del 400 e 500. Il verde rame è un colore, se ne era già accorto Leonardo, che si altera, si scurisce, diventa bruno, è instabile, si lega con le vernici. Insomma, sapere e capire quanto questo colore venisse effettivamente usato in strato sottile per finire, per armonizzare, per completare l'effetto cromatico dei dipinti è importantissimo. E sappiamo poi invece da Lomazzo, da questi passi che vi faccio scorrere rapidamente, di Lomazzo e poi di Armenini, che esisteva una pratica anche un po' arcaica, che consisteva nel dipingere i panni velati, che era proprio realizzata così: una preparazione di un colore molto forte a corpo, con dei contrasti molto accentuati, che poi si completava con un colore trasparente che veniva steso leggermente, velato quindi. Questa velatura viene poi descritta da Armenini in maniera molto dettagliata, prescrivendo appunto la preparazione di questa bozza soda di colore, cioè un abbozzo, e questa è un'altra parola che vi faccio solo un cenno, ma è una parola cruciale, perché significa tante cose, e, o meglio, significa un senso estremamente lato. E dicevo, si prepara la bozza con colori sodi, e poi si va con un tamponcino, un tessuto sottile con della bambagia dentro, a tamponarlo, portando via quasi completamente il colore, ma in modo che rimanga uno strato sottilissimo. Spesso questa operazione veniva fatta con la palma con i polpastrelli delle dita, e il motivo per cui troviamo tanto spesso Giovanni Bellini o proprio Leonardo le impronte digitali. E quindi qua la descrizione molto meccanica, diciamo, è quella che ci dà Armenini dei panni velati, ma Armenini ci parla anche a proposito dei panni velati, ma non solo a proposito dei panni velati, parla di una cosa importantissima per quanto riguarda la conservazione delle opere, importante per un restauratore, cioè che esistevano due fasi distinte: quella di predisporre le bozze, quindi il colore a corpo, e le finiture, i finimenti, che erano una seconda operazione che andava a completare questo primo colore a corpo. Dicevo la parola bozza, chiaramente la parola bozza ha un significato estremamente lato, quella che ancora oggi per noi è qualcosa di incompiuto. È una parola che per
Leonardo è importantissima perché evoca l'indeterminatezza. Tengo a dire questo passo che qui, a proposito del componimento inculto, le figure bozzate, è stato interpretato in una maniera meravigliosa da Ernst Gombrich e assolutamente giusta, laddove lui ha identificato come sinonimo in inglese la parola sketch, che sarebbe il vasariano schizzo. Chiaramente è giusto, Leonardo sta parlando di disegno perché parla di composizione, non di bozze pittoriche, però c'è un problema linguistico, diciamo, in un significato molto più specifico che ha la parola sketch rispetto a bozza, che ha un significato molto ampio. Infatti c'è un saggio degli anni 60 di Luigi Grassi, Schizzo, macchia, abbozzo e la costruzione dell'opera d'arte, interessantissimo, molto bello, in cui però ritende un po' a mettere assieme queste tre parole e considerarle sinonimi. Ora, ricordiamo che queste parole, beh, io mi ero qui scritta un po' di cose, ma è bellissima un po' di ammonimenti a proposito di come maneggiare, diciamo, il lessico artistico. Roberto Longhi aveva commentato Luigi Grassi nel 66, nel suo saggio sull'abbozzo autonomo, appunto, sempre su questo tema molto, molto affascinante della pittura abbozzata, pittura nel caso di Leonardo Longhi, e Longhi invitava, a proposito di questo bel saggio di Luigi Grassi, però, che era intitolato I concetti di schizzo, abbozzo, macchia, non finito e la costruzione dell'opera d'arte, Longhi invita a usare invece che quella di concetti la parola termini, oppure vocaboli. Vocaboli che provenendo, ci sto citando Longhi, che provenendo dalla lingua degli studi cambiano colore e perciò significato, secondo i tempi e le regioni e gli uomini che li pronunciano, accompagnandoli con la testimonianza delle opere. Chiaro che soltanto senso di queste parole, come vedete, di queste stesse opere, è quello che riusciamo a dargli e a riconoscerli quando li esaminiamo. E insomma, avvertimenti me ne sono venuti, inutile dirlo, dagli studi di Cesare Brandi, dalla Cleaning Controversy, su cui alla fine voglio brevemente, vedo che il mio tempo sta per finire, quindi a proposito di velature, qua c'è un passo del riposo di Borghini in cui si capisce come il concetto di velatura sia qualcosa che è entrato tanto nel senso della pittura a fine Cinquecento. Cioè, lui invita l'artista a far sì che la chiarezza della pittura venga in un certo modo velata. E qui viene un altro discorso, quello sul fumo, fumo e sfumatura. Sfumare è un termine, anche quello stranamente antico, è un termine tecnico, significa attutire i passaggi fra un colore e l'altro a mo' di fumo. E però per Leonardo, lo sappiamo, prende un significato importantissimo. E beh, c'è Lomazzo che ci dice come Leonardo dipingesse con veli sopra veli. Questo dipingere con veli sopra veli ha anche a che fare col suo aver introdotto la pittura a olio. E averla introdotta anche in una maniera che può essere fragile, instabile, ci dice lo stesso Lomazzo, perché lui dice, ci dobbiamo credere, non lo so, ma insomma, è inquietante, che Leonardo assottigliava con i lambicchi, quindi distillava gli oli e li rendeva particolarmente instabili. Certo, ci sono delle ricette come questa di Leonardo che un po' mettono sull'avviso, sul fatto che possa aver effettivamente reso troppo fluidi, troppo poco stabili gli oli. E qui chiudo, ma rapidissimamente, poi è un discorso che esula un po' dal problema lessicale, ma è quello che dicevo, il cuore del problema che mi sta tanto a cuore, che è il problema della conservazione delle opere, per ricordare una polemica fra Helmut Ruhemann ed Ernst Gombrich, avvenuta sulle pagine del British Journal of Aesthetics nel 1962, in cui era veramente inquietante leggere come Helmut Ruhemann, che era un grande restauratore, che ha avuto in carico laboratori della National Gallery per tanti anni, sosteneva che Leonardo non usasse lo sfumato e che nei suoi testi non c'era un solo luogo in cui questa parola fosse rinvenibile. Beh, il saggio
non tanto Nodula, ben commentato da Alessandro Conti, ma non è uno dei saggi più richiamati di Ernst Gombrich, scritto sui testi, la lettura dei testi di Leonardo sul British Journal of Aesthetics, in quell'occasione di quella polemica, è un grandissimo saggio di come uno storico dell'arte può aiutare i restauratori a capire che cosa fosse la pittura del passato. Io mi fermo qui. Qui ci sono le due immagini di Ruhemann, che diceva che la Vergine delle Rocce che lui aveva pulito e la Dama del Garbellino erano gli unici dipinti puliti di Leonardo, e che tutto ciò era determinato e indistinto, era causa delle vernici vecchie sovrapposte nel passato. E Gombrich, che appunto, oltre a rispondere con tante osservazioni sui testi di Leonardo, dava come esempio il cartone, la Sant'Anna, sicuramente non oscurato da vernici, ma in cui l'indeterminatezza è chiaramente lo scopo della sua ricerca. Qui mi fermo, scusatemi se ho sforato di un minutino. J'appelle Claudio Gulli, historien de l'art au Palazzo Butera di Palermo, qui va parler de Leonardo e la parola cartone. Grazie intanto a Anna Sconzo e Margherita Guadino per l'organizzazione di questo convegno e per l'invito. Per me parlare di Leonardo significa ritornare a una stagione in cui ero collaboratore del Museo del Louvre tra il 2009 e il 2012. E da storico dell'arte oggi ritorno su alcune questioni che ruotano attorno alla parola cartone. In quegli anni, in preparazione della mostra della Sant'Anna, lavorammo a lungo su questo problema e di fatto non entrerò direttamente nel lessico di Leonardo, nella mole straordinaria e di una ricchezza straordinaria per gli studiosi, composta dai manoscritti, dal Trattato della Pittura, dal Libro di Pittura, dalla sua ricezione anche nel corso dei secoli. Piuttosto cercherò di trovare una strada per mettere insieme le opere e alcune poche testimonianze sostanzialmente scritte durante la vita di Leonardo, e poi soprattutto una invece, Padre Resta, arriva dopo, che credo siano essenziali per capire cosa si può intendere per questa parola cartone, che è una parola estremamente complicata. Non voglio arrivare a delle conclusioni, al contrario, quello che spero è di tenere aperti dei dubbi e delle questioni che credo non siano appunto di facile risoluzione su questa parola, ed è vero che appunto è uno di quegli argomenti cruciali per intendere la pittura di Leonardo, l'arte di Leonardo. Al tempo stesso, propongo comunque un'interpretazione, una linea interpretativa rispetto a questo problema, e utilizzo gli strumenti tipici della storia dell'arte. Quindi di fatto il primo argomento che credo sia necessario mettere sul piatto è quello della datazione del cartone di Londra. Il cartone di Londra è stato da sempre considerato uno dei capolavori di Leonardo da Vinci, sin dall'inizio del Novecento, sin da quando l'opera è entrata un po' nei manuali, nei grandi, nella grande linea anche interpretativa su Leonardo. Di recente si è affermata una datazione di quest'opera vuole che l'opera sia eseguita verso il 1507-9, abbastanza in ritardo rispetto a quello che invece si sosteneva fino alla metà degli anni 60, ovvero che il cartone di Londra sia eseguito tra il 1495 e il 1497.
questa posizione è stata ripresa di recente alla mostra che c'è stata a Londra, alla National Gallery nel 2011, ed è una posizione che io credo vada nuovamente accreditata, proprio perché un disegno del genere si pone in un certo senso a stretto contatto con gli anni milanesi di Leonardo, e in un certo senso si riesce anche a capire come la parola cartone si trasforma in Leonardo, mettendo il cartone di Londra all'inizio del discorso che faremo. Chi ha potuto vedere da vicino l'opera si è a lungo soffermato sulle condizioni di conservazione che hanno spesso indotto gli studiosi a non addentrarsi in proposte e a muoversi anzi con grande cautela. Effettivamente si è sempre creduto che ritocchi e sovrapposizioni di materiali lasciassero pensare agli interventi successivi. È anche vero però che il disegno a carboncino che viene realizzato a mano libera, senza in questo caso riportare la composizione da un altro disegno, induce già a pensare a qualcosa di diverso quando parliamo di cartone. Adesso lascio aperta la questione, ma poi appunto ci ritornerò. Quello che in questo momento voglio sottolineare è quanto un'opera del genere manifesta una volontà di dimostrare una bravura nella composizione, di dichiarare, quasi di pubblicare una composizione che di solito noi non mettiamo in relazione con la parola cartone, perché quando parliamo di cartone molto spesso pensiamo a dei disegni di questo tipo. Questo è un disegno che è conservato nelle collezioni del Louvre e che di fatto rappresenta il modo tradizionale di intendere la parola cartone, un disegno pensato per trasferire un'invenzione all'interno di una composizione pittorica, quindi un disegno che è pensato per essere appunto forato nei contorni, spolverato, proprio per trasferire questa composizione in un particolare, in questo caso, o una composizione più generale, una composizione di grande scala, diciamo i cosiddetti fogli imperiali, che hanno una misura ben precisa, anche su questo poi ritornerò, e questo è quello che anche oggi gli storici dell'arte intendono per la parola cartone. Quindi è abbastanza improprio utilizzare la parola cartone per il cartone di Londra. Ora, questo disegno, che rappresenta la mostra di Londra del 2011, è stato anche qui abbastanza discusso, perché non tutti sono d'accordo sull'autografia di Leonardo per questo disegno. Alla mostra di Londra veniva invece presentato come disegno di Leonardo, io sono d'accordo, e soprattutto Luke Sison alla mostra del 2011 lo presentava come il solo disegno di Leonardo che si possa con certezza classificare come cartone preparatorio per un dipinto. E questa è una conclusione abbastanza interessante. È vero che questo è probabilmente il solo disegno di Leonardo a cui noi possiamo collegare una composizione dipinta che rispetta esattamente la stessa definizione di contorni e di lineamenti di un volto. Il punto è che spesso questo disegno viene messo in relazione con la testa del bambino nella Vergine delle Rocce, la versione naturalmente di Parigi, ma c'è una vecchia idea di Girolamo Calvi, che era stata anche fatta propria da Wilhelm Suida, che credo che vada la pena di rispolverare. Vale a dire che in realtà il cartonetto del Louvre debba riferirsi proprio al cartone di Londra. Effettivamente l'inclinazione del volto del bambino nel cartone di Londra e nel disegno parigino
in diagonale, la frontalità dell'orecchio, ma soprattutto la posizione degli occhi, è la medesima e non è la stessa che potete vedere nel confronto fra il disegno del Louvre e il dettaglio del San Giovannino nella Vergine delle Rocce. Sebbene la testa del bambino nella Vergine delle Rocce parigina sia nella stessa posizione, anche i tratti somatici sono indagati in modo completamente diverso. Invece, la vicinanza tra il disegno del Louvre e il cartone di Londra, entrambi in uno stato di conservazione abbastanza precario, ma il dato stilistico mi sembra che si possa leggere con una sufficiente chiarezza, è molto vicino. Soprattutto è molto simile il modo di studiare la luce all'interno di questo volto, in cui le parti come le guance oppure il mento e anche il naso sono messe in evidenza, e anche soprattutto la parte della fronte, la parte occipitale destra, sono messe in evidenza studiando proprio come la biacca interviene prima su carta, diciamo su un cartonetto preparatorio, e poi invece successivamente in un dettaglio, in una composizione più grande, come appunto il cartone di Londra. Quindi ci troviamo davanti a due opere che oggi possono essere chiamate, diciamo, dagli storici dell'arte entrambe cartone, ma in realtà siamo davanti a due opere completamente diverse fra loro, perché appunto la prima è un disegno su carta preparata pensato per essere spolverato, e invece la seconda è una composizione di Leonardo che inizia a farsi strada negli anni milanesi, probabilmente a confronto con il problema rappresentato dal Cenacolo. Qui il punto è registrare il grado di avanzamento di un'ideazione di un'opera su carta. Il cartone di Londra, di fatto, potrebbe essere messo accanto ai cartoni che Leonardo dovette realizzare per gli Apostoli del Cenacolo. Tra 1495 e 1497, secondo Ballarin, esistevano dei cartoni colorati per gli Apostoli del Cenacolo che poi sarebbero stati copiati da Boltraffio. Ma anche per quanto riguarda i ritratti coloriti di Isabella d'Este si può dire qualcosa. Opere del genere, infatti, esistevano almeno dal 1499. Come Isabella d'Este stessa dichiara in una lettera datata 13 marzo 1499 a Ludovico il Moro. Isabella d'Este non vuole inviare uno di questi ritratti coloriti a Milano perché ritiene che sia stata rappresentata troppo grassa. Allora, per Ballarin si tratta anche in questo caso di disegni su carta colorati a pastello come gli Apostoli del Cenacolo. E questo, in un certo senso, rappresenta una nuova stagione della pittura di Leonardo. Leonardo, per questo io sono convinto che il cartone di Londra vada messo prima. Il cartone di Londra ancora ha a che fare con un tipo di pittura che non presuppone, cioè un tipo di disegno che non presuppone l'uso del colore. Quello che cambia con il Cenacolo, con questi ritratti colorati per Isabella d'Este, e che Leonardo inizia a disegnare colorando. E questo avviene tra il 1495 e il 1499, in una stagione, io credo, successiva rispetto al cartone di Londra. Questo ritratto a punte colorate, infatti, è un'opera grafica destinata ad essere apprezzata in quanto tale.
è un'opera a sé stante. Non è, ancora una volta, preparatoria ad un dipinto. Questo è abbastanza significativo anche perché tra il 1499 e il 1500 Leonardo viaggia e quest'opera è parte del suo bagaglio di viaggio. Troviamo infatti uno ritratto della signoria vostra, Isabella d'Este, che è molto naturale a questa, sta tanto bene fatto, non è possibile meglio, nelle opere viste che erano con Leonardo tra il 1499 e il 1500. Ora, a questo punto, il 27 marzo 1501, Isabella d'Este chiede a Pietro da Novellara, suo agente a Firenze, se Leonardo è disposto a fare uno quadro nel nostro studio, che quando se ne contentasse, remettessimo le invenzioni e il tempo in arbitrio suo. Ma quando lo ritrovasse renitente, vedi al manco di indurlo a farne uno quadretto della Madonna devoto e dolce come il suo naturale. Appresso lo pregherà ad volerne mandare uno altro schizzo del ritratto nostro, perché lo illustrissimo signore nostro consorte ha donato via quel che ci lasciò qua. Quindi, Francesco Gonzaga, marito di Isabella d'Este, ha regalato il ritratto che Leonardo aveva fatto a Isabella d'Este e allora Isabella d'Este chiede un altro schizzo del ritratto nostro. Dove la parola schizzo, e qui infatti sono molto contento di aver ascoltato alcune cose che mi hanno fatto riflettere della relazione di Angela Filosuolo, la parola schizzo significa disegno, assolutamente. Ma c'è anche, sottointeso, credo, un significato che ci potrebbe tornare utile a breve, il significato di versione autografa. È uno schizzo che Isabella d'Este vuole, perché è di mano di Leonardo, evidentemente. E la cosa anche significativa è che ci sono due oggetti equiparati. Può essere un quadro, ma può anche essere un disegno. Lo statuto dell'opera in un certo senso non cambia, anzi appunto probabilmente in questo caso Isabella d'Este sta chiedendo un disegno, non un dipinto. E questo continua per me a gettare luce sul cartone di Londra. Il 3 aprile, sei giorni dopo, Pietro da Novellara risponde dicendo che Leonardo, virgolette, ha fatto solo dopo che è a Firenze, uno schizzo in uno cartone. Finge uno Cristo bambino, d'età circa un anno, che uscendo quasi dalle braccia alla mamma, piglia un agnello e pare che lo stringa. La mamma, quasi levandosi le grembo a Sant'Anna, piglia il bambino per spiccarlo dallo agnellino, animale immolatile, che significa la passione. Sant'Anna, quasi levandosi da sedere, pare che voglia retenere la figliola che non spicca il bambino dallo agnellino. Che forse vuole figurare la Chiesa, che non vorrebbe fosse impedita la passione di Cristo. E sono queste figure, grandi al naturale, ma stanno in piccolo cartone, perché tutte o sedino e stanno curve, e tu una stai alquanto dinanzi et l'altra verso la mano sinistra. E questo schizzo non è ancora finito. Altro non ha fatto, se non che due suoi garzoni fanno retrati e lui alle volte in alcuno mette mano. Carmen Bambach nel 1999, nel commentare questa lettera di Pietro da Novellara, aveva messo in relazione lo schizzo in uno cartone con alcuni passi del carteggio di Michelangelo e con l'inventario dei beni steso alla morte di Michelangelo, in cui si ricordano un altro cartone con tre schizzi di piccole figure, un altro cartone grande dove sono designate e schizzate tre figure grandi, un altro cartone grande dove è designato e schizzato una figura grande e sola. Qui la parola cartone sostanzialmente significa supporto,
sostanzialmente indica non soltanto supporto, ma soprattutto non indica delle dimensioni, tanto che nell'inventario alla morte di Michelangelo viene sempre ricordato quante figure sono disegnate all'interno di un cartone. Non è detto che il cartone corrisponda a una misura ben precisa, tanto che anche Pietro da Novellara si preoccupa di dire che il cartone è piccolo, anche se le figure sono grandi al naturale. Siamo in presenza quindi di un disegno che dovrebbe sostanzialmente non essere molto diverso dalle misure originarie del ritratto di Isabella d'Este, quindi 720x490 mm, che corrisponde a questo foglio di grandezza imperiale, delle misure che sono state anche ricostruite sulla base di chi ha studiato la carta. Evidentemente questo schizzo in uno cartone doveva essere disegnato a carboncino, a pietra nera, la pietra nera di cui ci ha parlato anche Elisabeth Rabot. Non doveva essere troppo distante dalle prove che, diciamo, Leonardo faceva in quegli anni, ed evidentemente alcune tracce di questo cartone pensato per il dipinto della Sant'Anna sono state sostanzialmente tracciate anche nel corso della mostra che è stata fatta sulla Sant'Anna tra il 2011 e il 2012, curata da Vincent de Livon, e si suppone che questo cartone sia stato a Firenze tra il 1501 e il 1508, poi Leonardo lo abbia portato a Milano tra il 1508 e il 1512 e infine in Francia. E poi però le tracce di questo cartone si perdono molto presto, non compare più da nessuna parte. Come è stato proposto da Vincent de Livon nel catalogo della mostra del Louvre del 2011, però un allievo milanese di Leonardo aveva eseguito una derivazione da questo cartone. Questo disegno si può datare infatti 1510-1520 ed è di estrema importanza per capire come si sviluppa questa parola cartone attorno a Leonardo. Purtroppo si tratta di un'opera dispersa durante la Seconda Guerra Mondiale a Budapest, però la sua storia nel catalogo della mostra si riusciva a tracciare con un certo grado di precisione. È infatti il disegno che probabilmente sin dal 1520 a Milano doveva essere considerato il cartone della Sant'Anna, secondo un'immagine letteraria di Leonardo da Vinci che poi si ripercuote su Paolo Giovio e su Vasari. Secondo questa immagine, l'abbiamo detto anche in occasione della mostra, molte opere di Leonardo erano rimaste incompiute. E allora questo aveva generato una sorta di mito dell'artista e che aveva proiettato anche sulla parola cartone un determinato mito, cioè il cartone era quello che Leonardo aveva lasciato quando non era riuscito a finire i suoi dipinti. Questo è sostanzialmente quello che dice Vasari, che poi vedremo alla fine. Volutamente Vasari qui arriva soltanto alla fine, perché molto spesso crea più confusione che altro. Verso infatti il 1540, un pittore di Vercelli, Bernardino Lanino, aveva tradotto, aveva copiato sia su carta che in pittura, questo cartone della Sant'Anna. Ed è stato supposto da Rosanna Sacchi e Simonetta Prosperi Valenti Rodinò che questo pittore, Bernardino Lanino, fosse il proprietario del cartone verso il 1540. Infatti è noto che lui avesse addirittura una collezione di cartoni. Poi questo cartone passa a Milano e all'inizio del Seicento si fa riferimento a quest'opera quando nell'inventario dei beni donati all'Ambrosiana dal cardinale Federico Borromeo, 28 aprile 1618, si legge, a proposito di un dipinto di Andrea Bianchi, virgolette, una Madonna con Sant'Anna e Cristo bambino che scherza con l'agnello, dipinto da Messer Andrea Bianchi, detto il Vespino,
non copiandola da altro quadro simile dipinto, ma imitandola dal cartone di Leonardo. Questa possibilità di esercitarsi in pittura imitando un cartone di Leonardo configura un nuovo rapporto con l'artista, probabilmente attivo già dalla metà del Cinquecento, in un momento in cui sia Giorgio Vasari che Giovan Paolo Lomazzo riflettono, soprattutto dal punto di vista teorico, sulla pittura di Leonardo. Il cosiddetto cartone di Leonardo era poi passato nella collezione di Giovan Francesco Arese, poi in quella di Giorgio Bonola, e qui viene nuovamente copiato da un disegnatore, verso il 1680-1690, che si preoccupa di aggiungere dal cartone del signor Bonola di Leonardo da Vinci, il cui quadro è in San Celso a Milano. La testimonianza però più preziosa su questo arriva proprio da padre Aresta, perché il proprietario di quest'opera diventa il grande collezionista di disegni, padre oratoriano, Sebastiano Aresta, che scrive una lettera a Giovan Pietro Bellori, che cerca informazioni sulla vita di Leonardo, una lettera, anche questa ancora una volta, rivalutata dalla mostra di Londra del 2012, scusate, dalla mostra di Parigi del 2012, in cui padre Aresta risolve, secondo quanto appunto scrive Vincent de Rivon, il quesito che pone la Sant'Anna sin dall'inizio, vale a dire, padre Aresta scrive: in Firenze, dimorando poi Leonardo dopo la morte di Ludovico XII, al quale non lo aveva, scusate, riparto da un po' più indietro. Allora, Roma, eccole signor Gianpietro le notizie, che ella desidera circa il mio cartone, evidentemente il cartone di sua proprietà. Ludovico XII, re di Francia, prima del 1500, ordinò un cartone di Sant'Anna a Leonardo da Vinci, dimorante in Milano al servizio di Ludovico il Moro. Ne fece Leonardo un primo schizzo, che sta presso ai signori Conti Arconati in Milano, e questo è il cartone della National Gallery. Dopo il primo ne fece questo secondo più condotto, ed è il presente, conservato come si vede, benché abbia 200 anni o poco meno. In Firenze, poi, dimorando Leonardo dopo la morte di Ludovico XII, al quale non lo aveva mai mandato, ne fece un terzo compito, ricavandolo da questo secondo, e lo mandò al re Francesco I, successore di Ludovico, e ciò fu del 1515. Piacque al re e lo invitò in Francia ad eseguirlo in pittura. Vi andò Leonardo, ma non perciò lo dipinse mai. Ora, per chi studia il lessico artistico fra 5 e 600, potersi cimentare su questa lettera di padre Aresta è davvero prezioso, perché c'è il rischio che la parola cartone significhi qualcosa di completamente diverso rispetto al tempo di Leonardo, di Pietro da Novellara e di Isabella d'Este. Cosa significa in questo caso la parola cartone? In questo caso cartone è l'assolvimento della richiesta di un committente, Luigi XII, che voleva un'opera da Leonardo e che di fatto Leonardo esegue in primo luogo disegnando un'opera. Ora, questa diciamo definizione di cartone mi sembra che sia giusta, cioè che sia credibile anche per i tempi di Leonardo, vale a dire, il cartone è un'invenzione autografa destinata a essere tradotta in pittura successivamente, ma in primo luogo deve essere approvata da un committente. Questo è quello che si legge anche nel contratto che nel 1504 la Signoria di Firenze fa a Leonardo. Infatti, nel febbraio del 1504, la Signoria dice a Leonardo che, avendo più mesi fa iniziato a dipingere un quadro nella sala del Consiglio Grande, e che deve
interamente aver finito di dipingere il detto cartone e recatolo alla sua perfezione, Leonardo ha un anno di tempo per finire il cartone. Il cartone, in un certo senso, è quello che la signoria vuole che Leonardo colorisca, e una volta colorito il cartone, allora potrebbe essere bene che, ha detto Leonardo, venisse bene cominciare a dipingere e colorire nel muro della sala quella parte che lui avesse disegnata e fornita in detto cartone. Cioè il cartone è l'attestazione di quello che si deve fare poi nel muro. Credo di non avere moltissimo tempo, però sostanzialmente quello che volevo dire è questo. Vale a dire che il cartone è questo strumento che serve a Leonardo in un momento estremamente complicato, tra l'altro, della sua esistenza, in cui non ha materialmente la possibilità di concentrarsi nella pittura su tavola come gli anni tra il 1499 e il 1501, quando appunto Pietro da Novellara lo vede disegnare, e il cartone diventa questo strumento che serve a pubblicare delle invenzioni, come appunto dimostra il cartone di Londra, e come di fatto dovette essere considerato anche il ritratto di Isabella d'Este, e come di fatto dimostra anche quello che dicono un po' i documenti sul cartone del 1501 per la Sant'Anna. Grazie.